Buongiorno. Buongiorno anche da questo bozzo qui bianco. Questa mattina dobbiamo andare a Kyoto, sono le 8:36 e dobbiamo lasciare la stanza entro le 11 se non mi ricordo male. E quindi dobbiamo andare alla stazione, recuperare i bagagli. Stavolta mi sono segnato la posizione dell'ingresso corretto, quindi vado sul sicuro. E poi andiamo direttamente verso Kyoto. Poi non so cosa faremo oggi di preciso, bisogna vedere il programma e capire perché con le previsioni del tempo, perché potrebbe piovere poi, quindi forse tipo il fushiminari conviene farlo subito finché ancora non piove, mentre poi magari altre cose un po' più easy possiamo farle anche se c'è un po' di pioggia, quindi vedremo. Volevo farvi vedere come questa stanza comunque finge di essere tradizionale, perché adesso si apre questa, no? Che è di carta comunque, proprio di carta, questa è carta. E la apro tutta. Fuori c'è una finestra spessa di vetro. E poi ci sono un'altra. Io qua per aprire devo. È già aperta. Quindi devo. Non c'è manco una maniglia, io non so. Fare così. E poi qui, questa anche è già aperta per qualche motivo. E niente, c'è un vetro davanti. Ma perché? Apri, c'è un vetro, un altro vetro. Che però non si. Cioè, è messo apposta, quindi non puoi vedere se non così. Si vede che la vista è brutta e quindi te la oscurano. Non è così terribile. Comunque, letto molto comodo, coperta super fluffosa, guarda. Proprio unica cosa è che forse per questo momento, per questa temperatura che c'è in questi giorni, è leggermente troppo calda, perché mi sono svegliato un paio di volte che avevo caldo, quindi sono dovuto scoprire e poi man mano piano piano ricoprire. E solo questo. Per il resto super comodo, super bellina la stanza. Tra l'altro mi sono accorto, anzi Erika si è accorta, che dove si è rotta la carta, vedete che qui era rotta. Hanno messo queste patch a forma di fiore di ciliegio per ripararla. C'è qui, lì, anche qui sotto, qui, da questa parte e qui. Ma non è stato fissato, forse perché è troppo vicino al bordo, quindi non si riesce. Però qui c'è un'altra pecina. Ci troviamo a Allora, Nara io ho preso sempre. questo Abbiamo deciso di visitare un'altra libro. roba perché tanto il check-in dell'altro Bellissimo. hotel è alle E 16, poi ho quindi preso se questo, arriviamo a ma Kyoto sempre così ci ritroviamo incuriosita lì di un con tutti i sacco, bagagli e perché non ho non timorais, avremo posto però dove metterli o appunto. dovremo pagare di nuovo i locker, quindi tanto vale restare ancora un po' Te la qui, poi segnerai. andare a Kyoto dopo. E siamo stati in questo negozietto qui, tipo un supermarket piccolino, però non è 7-Eleven o Family Mart, si chiama New Daily Store. Abbiamo comprato svariate cose, tra cui questo melon pan che io non ho letto, guardandolo intanto ce lo costava di più. E poi ho detto, ma a me mi sembra più grande questo melon pan del solito, cioè, in effetti qui c'è scritto Okina Melon Pan, quindi è un melon pan grande. E boh, non so se ce la farò a mangiarlo tutto. Che cos'è questo? Non so, una tortina azzurra, morbidissimissima. Niente di che, tortina azzurra. Vabbè, ma di che sa? Vaniglia? Non Oh, non c'entra con l'azzurro so. comunque. No, non capisco. Non ha un gusto definito che dici, ah, sa di quello. È una cosa dolce, molliccia, soffice. Tutto sommato qua sembra il classico cupcake che faccio io, che è super un po' mollicino, però non ha un gusto particolare. Assaggino melon pan, anche se. Assaggino un muraglio. Oh madonna, abbiamo trovato una mini omuraisu. Fatta così. E qui c'è scritto proprio omuraisu.
Non pan, fagmelo pan. Che non è pane al melone, per chi se lo chiede, Però ma è forma solo la c'è. forma di melone. Strano, in particolare, utilizzo il pomodoro, la frittata che non sa di frittata ma sa di gomma, tipo, però, Beh, confezionato, cosa... allora, non fa schifo, ribadisco, non pensavo peggio, lo mangio? Sì, lo ricomprerei? Probabilmente no. Buono, ma più buono sempre comunque l'onigiri al tonno. Ma cos'è? Riso con sopra del gambero e basta. C'è un po', credo sia maionese qua sopra, ma poco. Il resto è palla di riso. Madonna, ma è una pallona di riso. Infatti ero curiosa di assaggiarla, ma non so se riuscirò a finirla, perché è veramente enorme, cioè, È ma lo tutto riso, spessore, è tutto tutto riso, non riso. c'è niente dentro. Comunque, gli anziani ci guardano male. Ma non è che stessimo prima. Siamo passati e ci guardava male, ma non è che stessimo tipo ridendo, scherzando, facendo rumore. No, eravamo in silenzio, uno di fianco all'altro, stavamo camminando, stavo guardando il telefono per il navigatore e basta. E ci guarda male, niente, gli anziani odiano i turisti. La tipa che si è disinfettata le mani. Quella probabilmente è un'abitudine, lì al Sì, centro probabilmente. commerciale abbiamo dato i soldi, abbiamo pagato, abbiamo fatto tutto, ci ha messo la roba. Mentre che faceva rigatoni de masa, rigatoni de masa, c'aveva lì di fianco il disinfettante, ha fatto rigatoni de masa e intanto si è pulita, si è disinfettata. Questa gente penserà che io mangi come una fogna. In effetti, dato il mio peso, la mia stazza, potrebbe sembrare, ma non è così. Solo che sono, infatti, il mio onigiri è qua, che non è un onigiri, ma insomma quella palla di riso è là. Mi ero coperta delle pseudo patatine perché le volevo assaggiare, perché ho detto, oh, guarda, queste sembrano le più normali che ci siano. Guardatele bene. Sentitene il rumore. Cosa c'è? E zucchero, sono glassate. Cioè, Ma l'hai io assaggiata già? volevo, no, non l'ho assaggiata, volevo delle patatine normali, non volevo dello zucchero. Ma perché hanno solo cose dolci in questo posto? Lo capisco. Assaggia. Beh, Una caramella alla patata. Fa schifo, cioè, non fa schifo. che strano! Sembra una patatina, cioè sa di patatina, però è dolce. È stranissimo. È durissimo da masticare, mi spacco i denti. Comunque il sacchetto è questo e penso rimarrà esattamente così. Effettivamente c'è scritto sweet potato chips, Ma io però, non eh. l'ho letto, le ho viste così, sembravano, sai, quelle proprio unte che tu dici, cazzo, saranno buonissime, unte così. Invece devo imparare a leggere le Eh sì, etichette, a quanto pare. soprattutto quando ti fanno il favore di scriverlo in Mi inglese. scrivo niente. Smettila. Ti ammalerai. Boh, sì, ho sempre la stessa maglietta e le nostre valigie sono nel locker, quindi è questo il problema, il motivo più che il problema. Comunque. Sono tornato indietro fino all'hotel praticamente, poco dopo l'hotel, per buttare la bottiglia e l'avanzo del nigiri. Sono arrivato lì perché ho detto c'era il cestino, l'avevo visto. Sono arrivato lì solo per vedere che il cestino era solo plastica e quindi niente. Sono dovuto tornare indietro con il nigiri e l'abbiamo messo in un sacchetto e troveremo un cestino prima o poi. Thank you.
un attimo seduti. Abbiamo trovato una panchina qui vicino al tempio, vicino a questo tempietto che c'è qui, che però è chiuso. Niente, ci riposiamo un attimo, poi scendiamo giù e ci dovrebbe essere un altro tempio abbastanza grande che abbiamo lasciato indietro. E poi in teoria basta, abbiamo E visto siamo arrivati tutto. alla cima del cucuzzolo. Eh sì, in teoria abbiamo visto tutto. Notavo che ci sono un sacco di questi in cui tu metti qui la moneta, metti 100 yen e ti prendi il, in questo caso l'omikuji, cioè il tipo il foglietto con la fortuna, no? Però non è che dici tu giri una manovella e ti scende, no, tu apri e te lo prendi, quindi io potrei mettere 100 yen e prenderne due o prenderlo senza mettere soldi, per dire. Cioè, però quasi funziona così, funziona sulla fiducia. Siamo sulla via della stazione. Erika è entrata in questo negozio qui e io ho deciso di sedermi su questi cosi, prendendo esempio da questo signore. Sono un po' scomodi, ma riposo un attimo i piedi. Quindi Erika mi ha mollato tutti i suoi averi, ma io gli ho mollato la mia carta. Potrebbe essere che tornerà con 2000 souvenir. Tanto mica abbiamo le valigie completamente stracolme che non si chiudono. Quindi possiamo tranquillamente mettere altra roba. Allora, prima di andare alla stazione, abbiamo deciso di fermarci qui. Siamo da Mos Burger, che non ho mai provato, e c'è sono vari hamburger particolari, e quello che voglio provare io è quello che si chiama Rice Burger. Non ho ben chiaro come è fatto, però dovrebbe essere il pane fatto con il riso, tipo, cioè l'hamburger normale, ma il pane è fatto con il riso, e quindi particolare, quindi volevo provarlo. Lo sentiamo, Erika sta ordinando qua dietro. E poi stazione e Kyoto. Voi mi chiederete, ma perché avete detto che partivate subito per Kyoto, invece siete ancora in giro per Nara da una vita? Perché il check-in a Kyoto è alle 16, siamo alzate alle 8, quindi dalle 8 alle... perché poi saremmo arrivati lì con le valigie. Che facevamo? Stavamo con le valigie in giro? No. Quindi meglio visitarsi meglio Nara. E così Nara, ovviamente abbiamo visto tutto, quindi Nara depennata, futuri viaggi, basta Nara.
super attenzione ed è brucia come all'interno. Ecco il rice burger, è molto più piccolo del previsto. Per fortuna che Erika ha esagerato come al solito. Assaggiamo. Ma cavolo faccio a mangiare? Devo infilarci la faccia dentro. Brucia da morire. Non so come fare, giuro. Non so proprio. Com'è? È simile a quello del Mac, ma con l'aggiunta di questo e senza la salsina buona. Un po' asciutto. E c'è troppo insalata. Qua c'è troppo insalata, infatti. Sì, troppo cavolo. Però è buono. Lo posso levare, tipo. Buono, mi ha contolta dalle balle. Che non riesco a mangiare perché non ci arrivo, c'è la carta. La carne ha un gusto particolare, è buona. Non so che carne sia. Però è quel gusto giapponese. La beef e onion. Mi sa cipolla. Va buono. Vi mostro la crocchetta. È un po' più pollo vero, però è molto meno panata. E è buona, ci sta. Proviamo con la salsa barbecue, perché il ketchup non c'era. Forse meglio senza, perché a me salsa barbecue non mi fa impazzire. Neanche la mostarda, cioè mostarda proprio zero. Buona. Io su ste cose metto il ketchup, sono da ketchup. Ci troviamo da Daiso, siamo appena usciti dal Mos Burger. Che cos'è? È una clippina tipo per... proprio una clippina. Qui invece ce l'hanno, sì. Però sono... Oh. Se ad Akihabara trovo una figure di Made in Abyss a un prezzo non troppo esagerato potrei prenderla. Sono stato guardato male. Vabbè, che problema c'è? Vari gusti di Mentos. Sono al... non lo so. Al ramune. Al gusto ramune. Non chiedetemi cos'è sta roba. Dei mini mini marshmallow alla fragola. Sono piccolissimi e morbidissimi. Da Daiso ho comprato un cavolo di cacciavite a 100 yen. Solo per... Sì, Erika ha comprato un sacco di altre cose. Comunque... ho comprato un cacciavite spendendo ben 100 yen per provare a svitare quella maledetta presa di corrente e togliere il pirulo in eccesso, che tanto abbiamo appurato che non serve, perché usando convertitori vari, anche se quel pirulo non incastrava, caricava lo stesso il computer, quindi non capisco il senso. Comunque, ho visto che nelle regole dell'aereo non si può portare indietro, peccato perché è anche magnetico, io uno magnetico decente non ce l'ho, anche se questo probabilmente non è decente perché l'ho pagato 100 yen, però lo lascerò probabilmente in hotel, lo regalerò a quelli dell'hotel di Tokyo probabilmente, o già qua a Kyoto, vedremo, perché se tanto non lo posso portare in aereo, ho proprio cercato se cacciavite, anche in stiva non te lo fanno portare, non ha senso, cioè puoi portarti, se hai una valigetta di utensili, con anche cacciaviti, chiavi, tutto quanto, sì. Se invece hai un cacciavite singolo, no. Non puoi metterlo in valigia. Come se io dall'aereo potessi entrare nella stiva, prendere il cacciavite e ammazzare le persone. O come se io non potessi infilzare una persona con una matita. Va bene. Lì c'è un treno bello. Comunque, per poter recuperare i nostri bagagli abbiamo dovuto ripagare i soldi, perché poi evidentemente sono quel tot ogni 24 ore, quindi per il mio zaino quando abbiamo recuperato non ci ha chiesto niente,
mentre quando siamo andati a prendere le valigie abbiamo dovuto rimettere io 600 yen e Erika 900 yen. Soldi. Allora, siamo arrivati alla stazione di Kyoto, adesso dobbiamo prendere un altro pezzettino di treno per arrivare al nostro hotel. Sul treno c'era una ragazza che era completamente deceduta da tutta. Però manteneva tipo gli occhi leggermente aperti, ma in realtà stava dormendo fortissimo, anche perché quando siamo poi arrivati alla stazione, il tipo, quello che parla sempre, che noi eravamo nell'ultimo vagone, quindi lui era, lo vedevamo che era lì proprio sul fondo del treno. Quando noi siamo scesi, perché noi siamo fermati un attimo, mi ha detto la dobbiamo svegliare, poi io ho detto boh, non so, tempo di capire se svegliarla o no, è arrivato lui e l'ha svegliata lui. Lei come se niente fosse, saltata e se n'è andata, però poi era stata un po' barcollante. Niente, abbiamo riso un po'. Erika è andata a comprare del bere, ma mi sa che non l'ha trovato. Ah sì, l'ha trovato. Perché io prima cercavo dell'acqua, ma l'acqua non la trovavo. E quindi ho preso l'ultima, l'unica altra cosa che avesse water scritto sopra, ma era Calpis, perché vedi, se avete, c'è scritto Karupisu. Karupisu. Quindi Calpis, Calpis Water, e fa un po' schifo. Eppure mi ricordo che l'altra volta io bevevo il Calpis. No. Però non il Calpis Water. Ho preso il pesce. Ho preso il tè pesce. È la cosa più amara che io abbia mai bevuto. Buono. Forse questa era quella che avevamo assaggiato da Arturo, può essere. Mamma che schifo. Non hai voluto bere la mia Calpis? Beccati. Non lo so, questa è veramente. Porca troia, che schifo. No, dai. Basta, cioè, mi sto sentendo male, quello è schifo. Che tragedia. Ah, eccoci qui, siamo arrivati al nostro hotel di Kyoto. Questa è la stanza. Fine del tour della stanza. No, in realtà, allora, qui c'è la finestra con zanzariera che dà fuori. Non ho ancora visto bene perché non sono salito sul letto, che sono tutto lercio, però voi potete già. Questa è la vista. Poi qui c'è il bagno, ma al momento c'è Erika dentro, quindi non ve lo posso far vedere, ma è un bagno piccolo. La luce c'ha il sensore, a quanto pare. Qui c'è l'ingresso dove bisogna togliere le scarpe, c'è il gradinetto bello. Qui c'è un cestino della monnezza che è incredibilmente di dimensioni decenti. E non minuscolo, perché c'è un suo scomparto dedicato, la porta con tanto di chiavistello incredibile e uno specchino piccolino. E tutto qui, qua si può appendere la roba, molto carini, si chiudono anche. E c'è l'aria condizionata e un tavolino con una TV. Ah, e il classico immancabile mini frigo, che è super utile per le nostre bevande. Zan zan. Assaggio del Daifuku Mochi. L'abbiamo già assaggiato, John. Ichigo Dai. Non lo so. Sarà Daifuku. L'abbiamo già mangiato a Kyoto, eh? Stessa roba. Ma è diverso. Questo è confezionato e l'altro era proprio super ultra. Sì. Sì, è proprio uguale. No, non c'è, non c'è la marmellata di Azuki. Sì. Non so. Meglio questo o l'altro? Questo. Ah sì? Sì. Molto più buono. Molto più fresco, molto più dolce. Buono, buono. Assaggia, prova. Buono. Vero, è molto fresco. Vuoto.
10. 10 mi pare un po' troppo, però è buono. Io lo do. Dopo esserci fatti una doccia, non credo, o forse non era illuminata in quel momento. No, siamo arrivati dall'altra parte, mi sa. Comunque, veramente due passi dalla nostro, dal nostro hotel, che è lì, c'è questa via. Molto carina. Comunque, adesso andiamo a comprare del detersivo, per non chiederlo in reception. Perché c'è una puzza. Effettivamente abbiamo lavato la felpa, tutte le cose che avevamo durante il viaggio nell'hotel di Osaka. Oh, puzza, ragazzi, puzza. Sì, puzza di piedi. Infatti, boh, cioè gli ho dovuto spruzzare il profumo. Cioè, l'ho lavata e puzzava di più di quando era sporca. Comunque adesso lo compriamo, torniamo indietro, facciamo il bucato e poi usciamo di nuovo, penso. Ho acceso il telefono e mi è comparso, si vede poco, informazioni sull'avvertenza tornado. Ho cliccato sul meteo e mi compare questo. C'è scritto che nella parte sud di Kyoto, cioè, potrebbe esserci forti raffiche di vento, robe. Però guardando qua dovrebbe esserci il sole poi, domani mattina. Solo stasera dovrebbe piovere. Boh. Ora ci troviamo dentro all'hotel, sotto, nella hall, c'è questa cucina dove praticamente puoi cucinare tu, sono i piatti, le posate, tutto quanto, e puoi cucinare, lavare. Noi abbiamo preso roba al combi, Erika la sta scaldando al microonde, qua dietro anche c'è altra roba. C'è il lavandino, ci sono le posate, molto molto carino, spazio comune perché la stanza ovviamente è minuscola, non c'è spazio, cioè volendo puoi mangiare, però è veramente stretta e quindi è carino poter venire qui e appunto prepararti o mangiare quello che hai, un tavolo comodo, spazioso, normale. Crocchette di pollo e di gambero, polipo, pesce, dango, paninetti, buoni. Questo è rimasto chiuso, poi c'è una macchinetta, c'è la Pepsi nella macchinetta e boh, mangiamo e poi non so che cosa faremo in realtà. Dice allerta tornado, ma a me non pare proprio, sa di poco. Beh, sa di dolce poco, sa, vero? Sa di mondiccio dolce. Tanto, sì, questi sono i dango del combini. Molto, molto normali. Tipo i dango penso siano semplicemente dei piccoli mochi. Penso sia farina glutinosa con zucchero. Niente di che. Allora, stiamo stendendo. Anzi, Erika sta stendendo. E visto che stasera dovrebbe anche piovere, anche se al momento non sta piovendo, ce la prendiamo comoda, anche perché domani ci alziamo molto presto per andare al Fushiminari presto, in modo che non ci siano 3 miliardi di persone e possiamo vederlo per bene. Tra l'altro ora imposteremo il bagno in modalità asciugatrice. Sono molto curioso di questa cosa. Adesso vedremo come funziona. Chissà come fa. In teoria bisogna premere questo tasto, però non ho la minima idea dell'effettivo funzionamento. È cambiato qualcosa in effetti, però boh. Eccolo! Che figata, lo voglio a casa. Là. Andiamo fuori Erika. No, dai. Poverina. Ha organizzato lei tutto il viaggio. E boh, quindi per stasera chiudiamo qui. Ci vediamo domani.